Carissimi fratelli e sorelle, bentrovati. Sono Andrea Campagna, coordinatore regionale del Lazio del Rinnovamento nello Spirito Santo. Vi do il benvenuto a questo appuntamento, a questa rubrica che si intitola appunto Ben Rivista, nella quale andremo a commentare un articolo tratto dalla nostra rivista Rinnovamento nello Spirito Santo. Questo articolo in particolare l'ho scelto per voi dal numero 11 del 2016. La nostra rivista è uno strumento per essere in comunione tra di noi, è uno strumento di informazione del nostro cammino all'interno ma anche all'esterno, ma è anche uno strumento di formazione. In particolare appunto questo articolo che è stato scritto da Federico Luzietti, membro di Comitato Nazionale di Servizio per l'area formativa appunto già nel 2016, e prima di allora Federico è un anziano del nostro cammino, è stato anche coordinatore regionale delle Marche. Questo articolo, dicevo, è una parte formativa perché è tratto dal percorso che è ben noto a tutti noi del Rinnovamento nello Spirito Santo, che è il seminario di Vita Nuova nello Spirito. L'articolo si intitola appunto Il dono dello Spirito Santo. L'autore inizia con una domanda alquanto provocatoria: quanto conosciamo lo Spirito Santo? Che relazione abbiamo con Lui? Queste sono domande che, come dire, sono fondamentali per la nostra esistenza. Il percorso che ci fa fare l'autore è un percorso sapienziale che parte proprio dal cuore cherigmatico dell'azione dello Spirito Santo, da quello che lo Spirito ci annuncia, quello che siamo figli di Dio. Infatti prende le mosse questo articolo proprio dalla parola di Dio, dalla lettera ai Romani al capitolo 8, nel quale appunto si cita: lo Spirito stesso insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio. E l'autore poi cita in questa prima parte dell'articolo Papa Francesco, il quale in una meditazione quotidiana dice testualmente: lo Spirito Santo è quello che è in noi e ci insegna a guardare il Padre e a dirgli Padre, e così ci libera da questa condizione di orfano nella quale lo spirito del mondo vuole portarci. Per tutte queste ragioni lo Spirito Santo è tanto importante, è il protagonista della Chiesa viva. Queste parole sono poi approfondite, perché questo è l'annuncio che ci viene: lo Spirito ci rende figli, attesta al nostro spirito che siamo figli. E come lo fa? Com'è allora questa relazione? Ecco che l'autore ci porta al secondo passaggio. Lo Spirito è una persona e la sua presenza è una presenza di relazione, quindi non è meramente, e questo sarebbe il rischio, una nostra conoscenza intellettuale dello Spirito Santo, ma è una relazione, entra con noi in relazione in modo personale, e ci viene incontro, ci dona un'esperienza che non è assolutamente virtuale o immaginaria, ma è concreta, e quindi entra nella nostra vita, donandoci appunto la vita di Dio. L'altra mossa alla quale ci porta l'autore è quindi, a questo punto, sapendo che lo Spirito viene a farci figli, a darci questa consapevolezza, e lo fa in modo concreto nella nostra stessa vita, lo Spirito ci porta allora a un desiderio, il desiderio di conoscerlo, il desiderio di incontrarlo, il desiderio di non rimanere, come cita l'autore il libro degli Atti, nel quale i discepoli della comunità di Efeso neanche avevano sentito parlare dello Spirito Santo, eppure si erano convertiti. E anche qui Federico cita Papa Francesco, e vorrei leggervi anche questo passo che è molto ispirato. Diventa allora necessario e fondamentale avere e approfondire la conoscenza e la confidenza con questa divina persona, perché è proprio dello Spirito guidare e riportare l'uomo alla realtà.
Come diceva Sant'Ireneo, lo Spirito Santo è la nostra stessa comunione con Cristo. Solo per mezzo di questa intima comunione nello Spirito, Cristo svela anche pienamente l'uomo a se stesso, gli manifesta la sua altissima vocazione. Sant'Ireneo quindi ci ricorda questo aspetto fondamentale. Lo Spirito è la nostra comunione con Cristo. L'ultimo passaggio, ma non è da meno. Quindi lo Spirito, ci dice l'autore di questo articolo, viene a dirci che siamo figli di Dio. Lo fa entrando nella nostra vita in un modo reale, concreto, e lo fa donandoci la coscienza di essere davvero figli di Dio, ci svela chi siamo perché ci fa incontrare veramente Cristo Gesù. E l'altro passaggio è un passaggio intitolato Rinascere dall'alto, proprio perché questo che deve avvenire, questo dono dello Spirito, questa azione dello Spirito non è frutto dei nostri sforzi, ma come mette in evidenza l'autore, avviene dall'alto, cioè per opera di Dio. Occorre rinascere ogni giorno nello Spirito e questo è possibile. Rinascere nello Spirito per vedere Gesù, amare Gesù, avere in noi i suoi sentimenti e i suoi pensieri, affinché il suo volto si manifesti attraverso di noi al mondo. Questo rinascere dall'alto ci dona questa vita nuova che riceviamo mediante lo Spirito. E questa vita nuova si manifesta, dice l'autore, è un volto che si manifesta, il volto di Dio, di Gesù, che si manifesta attraverso di noi. E la conclusione che fa l'autore è proprio quella allora di esortarci a cercare lo Spirito, esortarci a chiedere lo Spirito, esortarci a dire con tutta la Chiesa: vieni Spirito Santo. E come ogni esperienza di seminario, ogni tappa del seminario di Vita Nuova, c'è sempre un aspetto testimoniale, e infatti qui viene raccolta anche in quest'articolo una testimonianza di una sorella, Maria, che racconta la sua esperienza, che già da quando era bambina aveva nel cuore, le era stato messo nel cuore davvero l'amore di Dio. E lei si chiedeva chi è lo Spirito Santo. Ecco, questa testimonianza ci racconta proprio un percorso, il percorso che ha fatto questa sorella, perché questa domanda che le è rimasta nel cuore ha avuto risposta solo quando ha incontrato veramente Gesù, solo quando ha incontrato nell'ambito appunto del rinnovamento, in un gruppo del rinnovamento, un annuncio che poi si è fatto presenza e concretezza nella sua vita e ha capito chi è lo Spirito Santo. Bene, fratelli, spero che abbiamo potuto fare tesoro di questo dono che viene da questa rivista, da questo articolo. Io vi invito ad approfondire la rivista, dopo vi sarà spiegato come accederci, e comunque potete sempre vedere il sito del rinnovamento. Un saluto a tutti.